Grazie Presidente. Quantomeno paradossale, neanche di fronte a una richiesta molto chiara da parte della maggioranza di ritirare l'atto in attesa appunto di questo accesso agli atti che chiarifichi i margini per poter intervenire dal punto di vista amministrativo, perché ricordiamo che quest'Aula si esprime con atti amministrativi. Ora, l'impegno, la parte più consistente dell'impegno, prescrive, impegna la Giunta a intervenire per avviare un tavolo di intermediazione con lo scopo in qualche maniera di far fare un passo indietro all'interlocutore, un'attività che è già in piedi, come è stato comunicato Consigliere, anche dovrebbe dichiarare in... rapidamente il suo voto perché il gruppo comunque è già intervenuto in dichiarazione di voto. Non credo che fosse, Presidente, una dichiarazione di voto, era una richiesta di ritiro dell'atto. Adesso stiamo facendo una dichiarazione di voto, Va che è cosa bene, differente, allora grazie. 2 minuti. Per cui, come stavo ricordando, in quest'Aula non si può esprimere tramite un atto amministrativo che vada a cancellare comunque un diritto acquisito, addirittura con un permesso a costruire. È quantomeno paradossale, anche perché la richiesta proviene da una forza politica che è pienamente responsabile di quello che sta accadendo all'interno dell'IVA legata a questo intervento di demolizione e ricostruzione a Via Ticino. È responsabile perché tutti ricorderete l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da cui è partita la norma, ripeto, dell'ex Presidente Silvio Berlusconi. Per cui io capisco che dà fastidio quando viene raccontata la verità, dà fastidio che Colleghi, si cerca di fare caciara. Però, lasciamo. così come anche nell'intervento precedente, avete votato 11 voti a favore una norma che vi abbiamo Consigliera, detto che è lasci concludere sbagliata. l'intervento al consigliere. Un Sbagliata, attimo solo, consigliere. sbagliata. Portate atti in aula sbagliati e poi dite che siete gli unici che portate gli atti quando non è vero. Siete totalmente incapaci, lo dimostra per l'ennesima volta quest'altro atto. Quindi questa maggioranza si esprime Consigliera, ho sentito. negativamente rispetto. Un attimo solo, consigliere Calabrese. Allora, consigliere Sturni, la invito a prendere posto. Consigliera, ho sentito utilizzare questo termine, che ovviamente immagino sia rivolto in senso politico, più volte da ambo le parti in quest'Aula. Detto ciò, il consigliere Calabrese ora completerà il suo intervento in dichiarazione di voto, dopodiché. Sì. Per i motivi appunto che ho esposto, questa maggioranza voterà no. Grazie.